Forse è proprio così che ci si sente. Osservati, giudicati, ma liberi di giocare. Colasanti per tutti e colla. Lui ci tiene a essere sempre in ordine. A scuola siede sempre negli ultimi banchi, dove può vedere tutto quello che succede. Sgargi è Sgargi. Nessun soprannome. Vive in un mondo tutto suo. È un po' perso tra le nuvole. Una volta si è anche addormentato in classe. Zanna è Zanardi. A scuola non porta mai i libri e neppure lo zaino. Si dice che abbia baciato una ragazza più grande di lui con la lingua. Sgargi! Ma mi avete bagnato tutto! Mi avete bagnato tutto di nuovo! Ma non si fa così, mi avete bagnato tutto! Sgargi, dove sei? Sgargi, dai, vieni fuori! Sgargi, vieni fuori, non ti facciamo niente! Sgargi! Dai, lo so che sei lì, vieni fuori! Andate al diavolo! Che vadano al diavolo! Ma sono solo, vieni fuori! Storie come questa, ce ne sono tante. Ti ho detto che quello è il mio zaino! Voglio solo vedere cosa hai dentro. L'album dei calciatori, basta. Quello nuovo. Basta! 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 E basta non è mai basta. E basta non è mai basta. Basta non è mai basta. E così la storia va avanti. Con i tanti Sgargi chiusi in sé, incapaci di parlare. Con i tanti Zanardi che continuano a tirare pugni alle porte dei bagni. Con i tanti Colasanti che non sanno cosa fare e restano a guardare. In ruoli che sono solo gabbie. Le gabbie devi saperle riconoscere e allora le puoi rompere e ritornare ad essere imprendibile.